Per la cura della sofferenza mentale sono normalmente impiegate tanto la psichiatria con l'uso di medicine quanto la psicoterapia rivolta al riequilibrio interiore. Un argomento tornato alla ribalta dopo la pubblicazione nelle scorse settimane su neuroscienze.net di uno studio di un gruppo di ricerca di Firenze sugli esiti della sperimentazione clinica riguardante il cosiddetto processo anevrotico terapeutico, ovvero un metodo di cura psicologica teso a ripristinare la personalità dell'individuo affetto da sofferenza mentale. Il processo anevrotico terapeutico nasce in Italia, nasce per l'esattezza addirittura a Firenze e consiste nel grande sforzo di dare all'altro la possibilità di far affiorare il proprio disastro. Il passaggio successivo è stata la ricerca della prova che stabilisse la correlazione tra la psicoterapia utilizzata nell'esperimento e il miglioramento delle condizioni individuali, una verifica riscontrata attraverso un esame cutaneo in grado di misurare le attività del sistema nervoso, una componente della macchina della verità, capace di mettere in luce che da quel momento cominciava il superamento della nevrosi dell'individuo. Consiste nel potersi rendere conto che avviene la destrutturazione di cui si stava parlando prima. Essa avviene a luogo, in quell'attimo, l'individuo quasi mai ne è consapevole, ma si sfianca, come dire, crolla la sua consapevolezza, la sua certezza di poter far fronte alla realtà con il proprio sistema consueto. Ma al di là dei tecnicismi esasperati che la psicoterapia spesso ci presenta, la grande speranza di questo studio è quella di aver potuto mettere le mani in una breccia che la mente ci ha offerto per sanare qualcosa che non va, mettendosi semplicemente in relazione con un altro individuo capace di ascoltarci in modo diverso.